Chuck, partiti uno prima. Allora, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti qui, grazie per essere venuti, pochi ma buoni, siamo in famiglia, come dicevamo prima, però appunto sono contento che siate qui e questa sera appunto in esclusiva assoluta, in esclusiva mondiale, vi faccio vedere il trailer, diciamo un promo del film a cui una parte di voi ha collaborato molto attivamente, con grande maestria e professionalità, e quindi vediamo questo estratto da Runtime che ancora non è stato presentato ufficialmente. Ricordiamo che il film completo verrà proiettato venerdì 5 ottobre a Ostellato, provincia di Ferrara, al Teatro Barattoni, e mercoledì 10 ottobre a La Delizia del Verginese di Porto Maggiore, quindi in questa occasione lo potrete vedere intero. Per il resto so che anche gli attori non hanno ancora appreso la trama nei suoi dettagli, diciamo in brevissimo che Runtime è la storia di un uomo che viene spedito indietro nel tempo, nell'anno 2012, quindi ai giorni nostri, per compiere una missione e poi ritornare nel suo tempo e salvare il mondo minacciato, questo mondo del futuro, minacciato da un software che sì, gestisce la società e le consente di vivere in una condizione di benessere, ma che però per motivi misteriosi ha innescato un conto alla rovescia per sterminare l'umanità. E il protagonista, appunto ritornato nel 2012 ai giorni nostri, dovrà indagare, essendo lui un poliziotto di professione, compiere un'indagine e recuperare gli strumenti necessari per poi bloccare questa minaccia informatica. Le tematiche del film sono un po' il rapporto fra l'uomo e la tecnologia, quindi le conseguenze a cui può andare incontro l'umanità sviluppando tecnologie senza un adeguato controllo, la tematica comunque della natura e dell'ambiente che anche qui nel rapporto con la società moderna e l'industrializzazione costituisce comunque sempre un elemento di cui tenere conto, e diciamo che c'è appunto questo sottofondo nel film di umanesimo e di ecologia che è un po' il messaggio contenuto all'interno del film, diciamo. E altre tematiche sono così, una riflessione sul libero arbitrio, nel senso che in una società dominata dai mass media e dalla tecnologia e che tende a soffocare la personalità dell'uomo, ecco che invece la riscoperta dell'uomo, della sua volontà di agire, del suo spirito di indipendenza e della sua creatività, dei suoi sentimenti, consente comunque di superare questa tecnologia e di affermare la propria individualità, i valori della libertà, della pace e della natura. Questo è sostanzialmente il messaggio che vuole trasmettere Runtime, almeno nelle sue intenzioni, e dopodiché speriamo anche che possa essere gradito dal pubblico. Ecco. Per cui adesso vi lascio la visione di questo promo di Runtime. Grazie.